che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze. Chilometri di vecchie linee ferroviarie ormai in disuso, oggi paesaggistiche e piste ciclabili. Un'idea su cui lavora dal 2004 la provincia di Milano insieme alle associazioni FIAB, Federazione Amici della Bicicletta, e Comodo, Confederazione per la Mobilità Dolce. L'occasione per fare il punto sul progetto è stata la Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, iniziativa giunta al secondo anno e svoltasi domenica 1 marzo. A promuovere l'evento è Comodo, che ha organizzato la pedalata da Milano all'Abbazia di Chiaravalle. Albano Marcarini, presidente di Comodo, Confederazione per la Mobilità Dolce. Che cos'è la giornata dedicata alle ferrovie dimenticate? Beh, è una grande occasione aperta a tutti per conoscere, rispettare e valorizzare il nostro patrimonio ferroviario, storico, abbandonato, sottovalutato. Lei pensi che in Italia abbiamo 5.600 chilometri di ferrovie abbandonate, cioè ferrovie dove da anni non passa più un treno. E allora la domanda che ci poniamo è semplicemente questa: che fare di questo patrimonio abbandonato? E la nostra idea, la nostra proposta è in qualche caso provare a ripristinare un servizio ferroviario di carattere turistico. In altri casi, in molti altri casi, la proposta è trasformare queste ferrovie abbandonate in piste ciclopedonali, in greenways come fanno all'estero, per permettere a tutti, ciclisti, pedoni, cavalieri, bambini, anziani, di muoversi in totale sicurezza, lontano dalle automobili, su percorsi spesso disegnati in paesaggi molto suggestivi. All'Abbazia incontriamo anche l'assessore provinciale alla politica del territorio e mobilità ciclabile, Pietro Mezzi, che ci parla della giornata e del nuovo progetto proposto alle Ferrovie dello Stato. Ma la giornata sta andando bene, ci sono tante persone che provengono da diversi punti del territorio milanese, abbiamo dato appuntamento loro intorno alle mezzogiorno e fra poco presenteremo il progetto. Presentiamo il progetto in questa seconda giornata nazionale delle ferrovie dimenticate. Questo è il contributo a questa giornata nazionale da parte della provincia di Milano. L'idea è quella di recuperare il tratto ferroviario dismesso che va da frazione di Poasco, di San Donato e che passa per l'Abbazia di Chiaravalle fino ad arrivare alla stazione di Rogoredo. È il tratto ferroviario dismesso anni fa dalle Ferrovie dello Stato. Il progetto è fermo allo studio di fattibilità. La provincia di Milano, che ha già messo in bilancio 1 milione di euro, ha coinvolto le Ferrovie dello Stato e i 3 comuni interessati, Milano, San Donato Milanese ed Opera. Inoltre si è dichiarato disponibile a partecipare al progetto anche il comune di Serravalle. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica, una bici si declama.